Ciao a tutti. Allora, io vabbè, ormai non ho più voglia di arrabbiarmi perché tanto purtroppo me ne sono fatto, tra virgolette, una ragione. Mi sono reso conto di aver sopravvalutato la squadra, ma non qualitativamente, ma mentalmente, perché qualitativamente io rimango tuttora convinto che siamo migliori dal punto di vista tecnico, soprattutto a centrocampo e se gira bene l'attacco di tante altre squadre, non di tutte, però mentalmente invece no. E è il fattore principale che secondo me ci manca, perché entriamo con una mentalità sbagliata e non abbiamo la mentalità giusta per affrontare la Serie B. La Serie B va avanti chi ha voglia di far punti, chi ci mette la grinta, chi appunto non ci arriva coi piedi, ci mette l'aggressività, chiaramente agonistica. E Livorno questa sera non ce l'ha. È pieno di fighettini del cazzo che, e mi sto riferendo soprattutto ai giovani, che si vantano di giocare nel Livorno anche se poi non fanno niente per la squadra. E niente, sono i primi ad abbandonare le cose, abbandonare tra virgolette la nave quando va, quando diciamo sta per affondare. E niente, quindi mi sono fatto una ragione che Livorno è una squadra di prevalentemente di ragazzi giovani che purtroppo non hanno la mentalità giusta per affrontare la Serie B, ecco. E ripeto, la mentalità, non la qualità. Quindi niente, a me ne sono fatto una ragione, e la ragione è quella lì che già anche come obiettivi stagionali, come diciamo posto in classifica, spero ovviamente di riuscire, anzi, spero ovviamente che Livorno riesca, perché mi stanno un attimo impappinando, scusate. Livorno riesca a salvarsi, cosa che comunque sembra quasi, tra virgolette, no, possibile no, però sta diventando, lo sta diventando, ecco, dato che qui non si riesce più a fare punti. Voglio solamente dirvi che se non sbaglio, siamo a 23 punti, di cui, anzi, di quali questi 23, 12 ne abbiamo fatti nelle prime 4 giornate. Calcolate che se non sbaglio questa era l'ultima partita del girone di andata, quindi questa era la 21esima. All'incirca, scusate, ma non mi viene in mente quante sono le squadre precise della Serie B. Vabbè, resta il fatto che questa era l'ultima, quindi, cioè, meglio non andare oltre. Resta il fatto che mi sono fatta ragione. Sono fatta la ragione sul fatto che Livorno più di lì purtroppo non va. Non va, per sfortuna, per non bravura, per le pare, per bravura dell'avversario. Resta il fatto che più di lì non va. Sarebbe anche da dire gli allenatori. Che io inizialmente, la prima partita che fece, nonostante se non sbaglio si perse, se non sbaglio, io dissi che vabbè, alla fine comunque non è questo scandalo dell'allenatore, magari qualcosa può fare. Addirittura, tra virgolette, gli feci non i complimenti, però fui d'accordo con le decisioni che prese a livello tattico, no? A livello di formazione, sui giocatori che mise in campo, che magari ai tempi Vanucci non metteva. Soprattutto dal punto di vista dell'attacco, quindi sì, no, vabbè. Resta di fatto che ora invece mi sono reso conto che purtroppo con tutto il rispetto, secondo me non è l'allenatore adatto per il Livorno, perché l'allenatore adatto per il Livorno secondo me è quello lì che se sbagli, però se fa qualche cazzata grave, perché sbaglia si può sbagliare, siamo umani, ti prendi per le orecchie e ti rigira, come secondo me poteva fare Nicola. È per quello che secondo me riuscì a ritornare in Serie A. Perché comunque collettivamente sì, chiaramente c'era qualcosa forse in più, soprattutto in attacco, vedi Paulinho e Siligardi. Però alla fine la squadra, sì, c'è differenza, ma non abissale fra quella che era prima e quella che è ora. Solamente cambiava, come ho detto prima, l'aspetto mentale, a parer mio. E appunto Mutti, con tutto il rispetto, non era l'allenatore adatto, anche perché lo vedi, per l'amor di Dio, all'esterno, poi all'interno dello spogliatoio non so come si possa portare. Resta il fatto che all'esterno sembra veramente il classico allenatore calmo, che sta lì, si alza, sì, chiaramente da indicazioni, ma niente di che, cioè non è quello che si arrabbia, che si incazza quando le cose vanno male e quando i giocatori non fanno ciò che dovrebbero fare. Ecco, e secondo me Livorno ha bisogno invece di un altro tipo di allenatore, ripeto, con tutto il rispetto. Cosa che mi fa un po' girare le palle, anche se comunque di ufficiale non c'è niente, è il fatto che comunque Spinelli sta dando ancora fiducia a Mutti. Cioè, cazzo, si è reso conto che hai fatto una cazzata, se vuoi un briciolo bene alla squadra, alla tua squadra, fai qualcosa. Non sto dicendo di esonerarlo, ma perlomeno cerca di sistemare la situazione, perché così non si va avanti. E non è nemmeno da dire che spero qualcosa di calcio mercato, perché tanto lo sappiamo. Salvo
caso eccezionale Spinelli, calcio di mercato, se rafforzerà la squadra, sempre se rafforzerà la squadra, lo farà con qualche acquisto veramente low cost o addirittura con alti prestiti di altri giovani e via dicendo. E forse peggio ancora dare via qualche magari tassello fondamentale, no? Quindi, boh, sul calciomercato io personalmente non ci conto più di tanto. Niente, questo era il classico sfoghettino senza arrabbiare più di tanto perché, tra virgolette, ormai me ne sto facendo una ragione. Comunque, ora parliamo della partita. Inizialmente vi dirò, parlando fra il primo e il secondo tempo, il Livorno non ha per niente iniziato male. Ah, cioè, per amor di Dio, non è che ha iniziato in maniera eccezionale, però qualcosina provava a creare. E per bravura forse specialmente del portiere di loro, e per forse un po' di sfortuna, purtroppo non siamo riusciti neanche a fare un gol, ad andare in vantaggio, perché comunque, appunto, ora sto parlando del primo e secondo tempo. Comunque, Madonna brutta, mi grattavo col mignolino. Comunque, nel primo tempo il Livorno è stato, seppur non in maniera plateale, però a parere mio un po' più pericoloso del lanciato. Però, ripeto, alla fine è servito veramente a poco, dato che il primo tempo è finito solo 0-0. Secondo tempo, il Livorno, bene o male, all'incirca, gioca sugli stessi ritmi, però poi verso il 60esimo o forse il 61esimo succede quell'episodio che provoca i rigori per il Lanciano. Rigore segnato a Marilungo, partita sbloccata, il Lanciano prende coraggio. Il Livorno va in tilt, va in clamoroso tilt. Tilt che fra l'altro porta ad un'altra, una conseguenza, porta una conseguenza, ovvero ad un altro gol del Lanciano, sempre di Marilungo, che fra l'altro ha fatto un discreto gol di rovesciata. Anche se proprio sul palo è partita lenta, quindi per me è stato un bel gol, ma non bellissimo, perché hai avuto, tra virgolette, culo col palo. Vabbè, però questa è cosa mia. Insomma, nel giro di 3-4 minuti Livorno riesce a prendere due gol e appunto si ritrova sotto i due gol. Ciononostante Livorno prova qualcosa, cosa che fra l'altro, parentesi, vista un'aggiunta mia, mi fa incazzare il fatto che Mutti abbia totalmente rivoluzionato l'attacco, cioè ha cambiato tutto l'attacco, cioè i titolari che erano Pasquato, Avvantaggiato e Jelinek ci sono stati sostituiti da Vaiushi, sì, Bonino e Comi. Insomma, Livorno prova qualcosa, riesce ad fare qualcosa, infatti viene fare 1-0, anche se volevo un attimino dire quell'occasione sciupata da Bonino clamorosamente da, non lo so, scarta portieri. Invece poi si è fatto levare a palla, insomma, provando a fare qualcosa. Livorno all'81esimo, se non sbaglio, riesce a fare gol con Burino di testa sul calcio d'angolo. Poi prova qualcos'altro, ma purtroppo per la scarsa concretizzazione non riusciamo a finalizzare altro. Vedi l'occasione plateale di Lambrughi, che purtroppo ha fatto tutto bene Lambrughi, nel senso, ma non perché Lambrughi, ma perché Lambrughi era in attacco, era bello che, cioè, capito, fa gol, insomma. Fa tutto bene, arriva alla conclusione, purtroppo, boh, non capisci se scivola, perdi piede d'appoggio, levi pari, la butta in piccionaio. Insomma, dopo di queste occasioni mie non è successo altro, finisce la partita 2-1 e Livorno per un'altra volta perde. E comunque, questo, beh, superficiale è quello che è successo. Quindi niente, diciamo una vittoria sotto certi punti di vista giustamente meritata, sì, una sconfitta, scusate, sotto certi punti di vista meritata, sotto altri no. E niente, finita così. Boh, io davvero sono abbastanza deluso, anche se alla fine avevo già detto prima che me ne sto facendo ragione. Boh, vabbè, quindi niente, il commento lo faccio finire qui. Ora ci rivediamo ad anno nuovo, sperando che, ormai bisogna sperare in questa serie, queste cazzatine, che sono cazzate, che alla fine non cambia niente, cambia solamente un numero nell'anno, no? Però boh, speriamo che anno nuovo possa essere, tra virgolette, un nuovo inizio. Almeno dato che purtroppo siamo lì e meno male, la serie B è abbastanza elastica come categoria, nel senso non c'è quella grandissima differenza fra le prime e le ultime. Sì, c'è, ma non platealmente, soprattutto di vista di punti. Speriamo almeno di toglierci dalle palle, eventualmente, da questa cazzo di zona. Perché mai, ok, non voglio tappare i playoff, va bene, però salviamoci, salviamoci almeno.
E quindi niente, speriamo che appunto nel 2016 possa essere questa sorta di nuovo inizio. Via, detto questo, il video finisce qua. Niente, non vorrei dire la cazzata, però se non sbaglio la prossima è pescare, quindi ricomincia il giro di andata. Fra l'altro giochiamo fuori casa, dato che giocammo in casa la prima di Amperato. E niente, detto questo, ci vediamo al prossimo video e guardiamo un po' cosa succederà. Via, vi saluto, ciao a tutti.